lo faremo diventare vecchio qui, proprio vecchio, peggio di me diventerà. Sì, ma era chiaro che questo ulteriore finanziamento si prolungasse per gli altri 3 anni, l'avevo detto dall'inizio, insomma c'erano delle piccole discrasie, ma proprio veramente banali, perché non è che puoi mettere in discussione la qualità di un giocatore come Gigi per 1 euro, per 10 euro, non esiste. Insomma. Gigi è venuto, abbiamo trovato un accordo subito e quindi non c'è nessun problema, non c'è mai stato e non ci sarà mai. Resti ad Avellino, Gigi, con quale obiettivo? Ma l'obiettivo di fare sempre meglio, quello è sicuro, quindi sono contento della società, di tutto lo staff, quindi sicuramente sarà come ogni anno dura, ma sicuramente possiamo far bene, quello è sicuro. Senti, rimasto deluso chi ti voleva, c'erano parecchie squadre su di te. No, io sicuramente non sono rimasto deluso, sicuramente c'erano delle offerte, ma come... Sì, sicuramente, ma come ho sempre ribadito la mia priorità era comunque Avellino, sempre. Ve la do io la notizia. Sì. L'ho detto prima, Gigi si è messo a ridere. Quando ho parlato con Stirpe recentemente, prima che andasse in Serie A, quindi non è che l'ha detto dopo, sai, nell'onda dell'entusiasmo che diceva una sciocchezza, l'ha detto prima. Ha detto, Walter, se Gigi avesse qualche anno in meno... Il primo giocatore che io prenderei per portarlo in Serie A si chiama Gigi Castaldo. Questa è stata una cosa che mi ha fatto un piacere enorme, perché il riconoscimento di una nostra bandiera, di un ragazzo che è venuto da noi 7 anni fa, continua questa avventura e noi siamo felici di che lui cresca, ci faccia crescere e che noi ormai farlo crescere è impossibile, perché più di questo, come è diventato alto, non crescerà più, però crescerà sicuramente per l'amore che trasmetterà ai tifosi, alla squadra e tutti quelli che vogliono bene all'Avellino. Anche perché oggettivamente dopo 6 anni di Serie B con la traversa di Bologna che ti è rimasta nella testa e nel cuore tua, ma di tutti noi, era anche difficile ripartire da una Lega Pro, al di là dell'amore che ti lega all'Avellino. Ma assolutamente sì, ma io l'ho ribadito più volte, l'obiettivo mio era quello di rimanere, quindi grazie anche al Presidente che l'ha voluto fortemente come me, quindi... Si è deciso tutto in 10 minuti e abbiamo risolto la questione come io sapevo che si risolvesse, quindi assolutamente, anche perché mi sento ancora un giocatore importante di Serie B, quindi ho rifiutato a priori tutte le offerte che sono arrivate, anche qualcuna di B, perché come ho sempre detto vorrei finire la carriera qua, quindi questo dovrò anche ringraziare al Presidente che vuole la stessa cosa mia. I tuoi gol sono stati decisivi per la salvezza, naturalmente i tifosi sperano che possa ripeterti anche nella prossima stagione. A proposito del prossimo campionato, si cambia allenatore con Marcolini, hai sentito già il nuovo tecnico, cosa ne pensi? No, non l'ho sentito, ma avremo modo di incontrarci, comunque ne hanno parlato molti, molti bene, un allenatore giovane sicuramente promettente. Ma sta a noi in campo, adesso in ritiro cercheremo di fare gruppo come l'anno scorso. Il segreto sarà sempre il gruppo, più uniti siamo noi tifosi e società più facile che arrivino i risultati. Presidente, ha parlato di Frosinone, ci risulta che Wilmot sia vicino al Frosinone, ce lo può confermare o meno? Sì, certamente è così, abbiamo già una vendita sulla parola, quindi i primi di luglio ci incontriamo e Wilmot passerà Renault. Passerà sicuramente con il Frosinone, si tratta di stabilire se il Frosinone lo lascia da noi come cosa che vorrebbe fare per un altro anno oppure se lo vuole portare in Serie A. E è chiaro che avendo venduto il giocatore anche con un'opzione praticamente in un'eventuale rivendita del ragazzo, a noi farebbe più piacere che il ragazzo facesse qualche presenza in Serie A. Però è chiaro che poi dipende dal Frosinone cosa vuole fare. Per noi se ce lo lascia è un valore aggiunto, quindi il ragazzo continuerà a crescere con noi e siamo sereni e tranquilli. Con il Frosinone ci sono anche altri discorsi avviati, si è parlato in particolare di Ngawa e poi c'è da verificare anche la posizione di qualche altro giocatore che potrebbe lasciare Avellino? No, credo di no, Ngawa e Migliorini restano con noi, perché il mister vuole tenere fermo questo pacchetto difensivo. Abbiamo preso un altro centrale molto forte, nessuno lo sa ancora perché lo sappiamo solo io e De Vita, per fortuna, quindi quando lo sappiamo solo noi non esce niente, non lo immaginate, è uno veramente molto forte e quindi va a fare il terzo di centrale insieme sia a Ngawa che Migliorini. Udrey probabilmente partirà come terzo nella difesa 3 a sinistra, può fare anche il centrocampista, ma lui con Ngawa ha giocato a sinistra, quindi la nostra difesa la stiamo cementando bene.
Frosinone mi aspettavo che mi chiedevate se si fa sta amichevole. Certo che si fa. Si fa il triangolare con Frosinone, l'Avellino e la Roma. Il giorno 20 a Frosinone, quindi siamo riusciti finalmente a fare questa benedetta amichevole anche con la Roma. Insomma. 20 luglio, quindi noi andiamo in ritiro probabilmente, credo, 15, credo. I ragazzi si cominciano ad allenare qui dal giorno 12, perché 10 e 11 fanno le visite, del 12 restano qui all'Avellino fino al 14 o 15, dopodiché avremo 8 giorni nelle gambe per cercare di non sfigurare nei confronti di queste due squadre, una un mostro qual è la Roma e l'altra una squadra che si sta preparando molto bene per il campionato di Serie A, la quale auguriamo ovviamente, essendo nostri amici, di fare bene per il prossimo anno, il Frosinone. Volevo fare una domanda a Gigi, questo fatto squadra giovane, più giovane dell'anno scorso, con meno colpi di mercato, allenatore emergente, obiettivo dichiarato dal presidente la salvezza, forse avere meno aspettative addosso, chissà, vi potrebbe far lavorare meglio, più sereni, no? Ma sicuramente può essere un vantaggio. Sicuramente ci saranno giovani promettenti di grande qualità, insieme a noi più esperti sicuramente possono crescere e possono far bene, ma sicuramente l'obiettivo è quello della salvezza, però poi alla fine è sempre il campo quello che decide tutto. Quanti gol l'anno prossimo? Ma io mi auguro di girare ancora in doppia cifra, e sta solamente a me, vediamo. Girerà in doppia cifra al 100%. Ne abbiamo certezza. Poi questa è un'altra promessa che dicono che non ha mantenuto. È mica la mia la promessa, la promessa è la sua. Io sono convinto che li faccio, non è una promessa, che gioco io al campo. Se giocavo io facevo 10 gol sicuro, so. Dalla porta mia, ovviamente. Mi giravo e la buttavo dentro.